Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Terremoto giudiziario nel calcio italiano che scuote le fondamenta di questo sistema che ha smarrito equità e trasparenza. Inter, caso ultra, penalizzazione in classifica. Clamoroso, poco fa. Se anche voi siete stanchi di questa situazione, unitevi a noi ed iscrivetevi al canale. Ma prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. La situazione in Serie A è sempre più intricata, con l'Inter che potrebbe affrontare una penalizzazione a causa del caso Ultra, mettendo a rischio la sua attuale posizione in classifica. Il Corriere dello Sport ha divulgato la possibilità di una sanzione per l'Inter, spiegando le potenziali implicazioni per il club milanese legate al caso Ultra. L'Inter ha cercato di concentrarsi sulla Champions League, evitando domande e media, mentre anche il vicepresidente ha evitato dichiarazioni durante eventi ufficiali. Beppe Marotta, invece, ha dichiarato l'Inter parte lesa in questa questione, esprimendo preoccupazioni per le sanzioni che potrebbero derivare. Gli articoli della giustizia sportiva, tuttavia, prospettano una sanzione immediata che può influire direttamente sulla classifica di Serie A dell'Inter. Entrambi i club di Milano, Inter e Milan, sono coinvolti in questa vicenda con l'articolo 25 della giustizia sportiva cruciale per la determinazione delle sanzioni. L'articolo vieta alle società di finanziare gruppi di tifosi organizzati o meno, prevedendo sanzioni per le violazioni legate al caso Ultra. Attualmente non esiste una quantificazione precisa dei punti che potrebbero essere sottratti all'Inter, variando da 1 a 10 punti. L'Inter sta prendendo provvedimenti per affrontare questo rischio concreto, cercando di prepararsi adeguatamente alle conclusioni dell'indagine in corso. Cosa ne pensate? Come andrà a finire per l'Inter? Unitevi a noi se anche voi siete stanchi di questa situazione e desiderate nuovamente un calcio contraddistinto da equità e trasparenza. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio.